Se devo riassumere questo lavoro, è la storia di circa 1.200.000 euro persi probabilmente e di un componente che non è stato seguito bene mentre lo si fabbricava. Il componente è un separatore, 4 metri di diametro, 200 mm di spessore. La linea rossa sta ad indicare la saldatura che è stata eseguita in un cantiere, perché ovviamente così lungo non poteva essere trasportato. Ovviamente quando si fa una saldatura in cantiere, così come per tutte le altre saldature che si fanno in azienda, bisogna procedere ad un trattamento post-saldatura, post-welding treatment. E per fare questo trattamento in cantiere si usano dei pannelli riscaldanti di questo tipo, le loro dimensioni sono 400x800 mm e poi ognuno di questi pannelli ovviamente è governato da una termocopia di regolazione e da una termocopia di registrazione della temperatura. Si procede poi dopo a isolare il tutto con delle fibre in maniera da cercare di uniformare po' la temperatura e non avere gradienti particolari. Ovviamente questi pannelli, che sono delle semplici resistenze elettriche, non è che possano assicurare delle grandi prestazioni. Già sotto un pannello stesso ci sono delle differenze di 15 gradi da un punto all'altro, e poi quando si hanno qualche cosa come centinaia di pannelli che devono essere gestiti, per la legge di Murphy qualche volta qualcuno evidentemente può anche non funzionare. Nel caso specifico, uno di questi pannelli ha avuto un problema durante la salita di temperatura, quindi quando già non si era ancora a regime, e è stato messo in parallelo con un altro pannello staccando la termocopia, perché la scheda di governo elettronica partita. In questo modo ovviamente non si è avuta più la registrazione della temperatura locale, anche se poi dopo si è cercato di avere qualche informazione al riguardo e si è verificato che probabilmente per la differenza di resistenza dei due pannelli, quello non misurato, non tenuto sotto controllo, era salito un po' di sopra. Per il trattamento di post-welding treatment si richiedono 705 gradi più o meno 10 gradi. Essendo andati a 750-760, ovviamente è partita tutta un'indagine particolare, perché non vi nascondo che ho un sospetto che quando non ci sono gli ispettori queste cose succedono regolarmente e non si avvia nessuna campagna di verifica. Se quella notte durante il trattamento termico c'è l'ispettore, ovviamente bisogna andare a guardare un po' più nel dettaglio. E devo dire che il problema qui probabilmente è stato un po' di scarico di responsabilità, nel senso che le durezze superficiali misurate con dei metodi come si fa normalmente in cantiere, a rimbalzo o altro, davano delle durezze basse, per cui stando a quei valori ovviamente erano tutti partiti con l'idea, visto che c'è stato un innalzamento di temperatura, ahimè, bisogna procedere alla riparazione. Però prima ovviamente di spendere un po' di soldi si è cercato di capire qualche cosa di più, per cui sono state rasate 5 mm superficiali, perché ci possono essere dei fenomeni di ossidazione. Comunque il componente era, aveva a disposizione 15 mm in più rispetto al necessario. Questa operazione si poteva fare, era legittima, anche se togliere ovviamente il materiale non è mai, anche se non è materiale buono, è comunque qualcosa che contribuisce. E in effetti quando si facevano le durezze con l'impronta Vickers, le durezze tornavano a livelli che nella storia di questi componenti non sono mai state
giudicate non sufficienti, quindi poteva non essere scartato. Il guaio è stato che ci sono stati dei rilievi anche metallografici e in qualche caso è stato trovato la struttura di questi acciai, la struttura granitica rinvenuta, e sono stati trovati dei grani ferritici un pochino ingrossati, diciamo alcuni grani avevano delle dimensioni doppie rispetto a quelli originali della lamiera di partenza, per cui è partito tutto un'illazione da parte di qualche duena con la ferrite che diventa di dimensioni grandi, carburiche ovviamente a questo punto puarescono, e tutti questi due fenomeni sono purtroppo inevitabilmente a sfavore della resistenza a frattura a bassa temperatura. Tenete conto che questi componenti lavorano a 460, è vero, lavorano in condizioni di idrogeno e quant'altro, però comunque bisogna rispettare anche le richieste di specifica, e per l'acciaio si richiede a meno 29 gradi a meno 45 joule, per cui la curva di transizione da duttile a fragile ovviamente non deve shiftare verso alte temperature, e questo è quello che invece qualche alunno favorevole alla sostituzione ha sostenuto in maniera forte fino in fondo, fino a far arrivare a sostituire il componente. Io sono intervenuto successivamente e a questo punto di là di quello che è stata la vicenda diciamo di contrattazione fra i vari attori, mi sono voluto togliere una curiosità ed è quello che vi vengo a raccontare, nel senso che va bene, date dimostrazione di materiale, mi faccio qualche prova di tenacità a frattura, invece che fare un provino di resilienza ho preferito fare delle prove di tenacità a frattura su provino intagliato, perché comunque a meno 29 gradi almeno peggioro le condizioni di constraint e quant'altro, e a questo punto il risultato lo vedete qui, scusate, la curva più bassa è quella relativa al campione che ho trattato a temperatura più elevata, ho fatto tre trattamenti per simulare questo surriscaldamento, ovvero ho eseguito un ulteriore trattamento alla stessa temperatura, un trattamento a 735 e un trattamento a 780 gradi centigradi. Già vedete dalle curve di carico e deformazione che di spostamento del punto di applicazione e carico che il materiale si è campato in una maniera perfettamente duttile e non ha avuto alcun tipo di problema. Per cui il risultato è stato che, al di là di aver verificato che le caratteristiche del materiale comunque rispondevano a quelle che erano le esigenze delle specifiche della normativa, nel senso che invece che 760 sono andato a 780, il tempo giudicato in una cantiera di 40 minuti, io avevo ho effettuato un trattamento di 30 minuti e dal punto di vista delle caratteristiche, per esempio di snervamento, presa dal general yield delle curve che abbiamo visto prima, questo è il caratteristico del materiale base appena trattato con un solo PWHT, questo è il materiale con 4 PWHT, cioè il massimo di diciamo, diminuzione di caratteristiche che può presentare secondo la normativa. Le caratteristiche del materiale trattato, così in laboratorio, si situano e sono perfettamente in linea con quello che è il parametro di Larson e Miller, vale a dire un parametro che tiene conto, diciamo, allo stesso tempo dell'effetto del tempo e della temperatura sulle modifiche strutturali del materiale quando queste sono diciamo, dipendenti da fenomeni attivati termicamente. Per quanto concerne le caratteristiche anche di durezza, non scendiamo mai al di sotto del livello minimo che comunque deve essere garantito, quindi anche qui uno dei risultati è stato quello che, attenzione, che in cantiere non si possono andare a fare le durezze, o perlomeno facciamo anche le durezze con un ecotip o con qualche strumento di questo genere, se vengono buone va bene, ma se non vengono buone facciamo qualche cosa di diverso sostanzialmente. Tanto è vero che Cameron ha già bandito questi strumenti in campo,
e altri sono andati verso la filosofia: se sono buone le diverse, ok, se non sono buone le rifacciamo con un metodo più affidabile. Per quanto concerne la tenacità frattura, questa è l'integrale J all'innesco misurato da quelle prove. Si ha un andamento ovviamente in crescita della tenacità, ma siccome la tenacità alla fine è un cedimento per sovraccarico, dipende principalmente dalla resistenza a snervamento. Quindi siccome sull'ultimo temperatura, quella più elevata, abbiamo avuto un decremento maggiore di resistenza allo snervamento, abbiamo avuto un decremento di energia di deformazione spesa minore all'innesco della frattura, ma non perché non resiste alla frattura, quanto perché è minore la resistenza alla quale comincia a snervarsi all'inizio, all'apice dell'intaglio. Queste sono le microstrutture. A dire la verità, per il momento non siamo riusciti ad avere gli stessi ingrossamenti di grano che rispetto alla microstruttura iniziale che abbiamo notato in servizio, però devo dire che non ho problemi ad anticipare che probabilmente le tenacità rimarranno comunque elevate a questo stesso livello, ed è attività che stiamo conducendo in questi giorni. Questa invece è la durezza relativa alle saldature e alle zone termicamente alterate, perché di fatto il materiale viene sottoposto a post-welding treatment proprio per la saldatura e la zona termicamente alterata, e questi dati sono perfettamente in linea con quello che si trova normalmente, tant'è vero che le zone di saldature termicamente alterate alla prova di resilienza hanno dato delle resilienze eccezionali senza nessun tipo di problema. La conclusione è che sostanzialmente, a mio parere, dopo aver scartato questo componente, averlo riparato e aver speso tutti questi soldi, per cui adesso stanno litigando, ma non è anche tanto, perché poi sui soldi ci si mette sempre d'accordo alla fine in qualche modo, ma la legge di Murphy, siccome è sempre dietro l'angolo, dopo la riparazione il trattamento tecnico è andato male lo stesso e si sono presi un componente comunque che è stato degradato. Adesso vi ringrazio per l'attenzione.